Ciao ragazzi e buon martedì, anche quest'anno non potevano mancare i video unboxing da EMP e quindi ho deciso di esagerare e infatti ecco qui accanto a me ben 3 pacchi. Naturalmente c'è qualcosa anche a tema Harry Potter, ma c'è anche tantissima altra roba. Quindi direi di cominciare, ma prima vi voglio segnalare il codice sconto 7FREE, 7 scritto a lettere, che vale per tutto il mese di settembre, vi dà diritto a 5 euro di sconto su una spesa minima di 30 su qualsiasi prodotto EMP. Ragazzi, io adesso vi farò vedere un po' di cose davvero molto molto belle, ma cominciamo da questo che è quello più piccolino e che, se non ricordo male, è a tema Harry Potter. Quindi andiamo subito a tagliare i nostri bei nastri di EMP e tiriamo fuori il contenuto. Ed ecco qui ragazzi, ricordavo bene, infatti si tratta di un Funko Pop, è imballato come al solito benissimo e lo andiamo a tirare fuori. Si tratta di un Pop che io in realtà già possedevo, ma in un'altra versione. Come saprete, io non compro mai più versioni dello stesso personaggio perché sono già tanti i Pop di Harry Potter, quindi prendere anche tutto l'esercito di Harry e tutto l'esercito di altri personaggi non mi va proprio, ma in questo caso ho deciso di fare un upgrade che poi magari vi farò vedere meglio in un altro video dedicato agli acquisti dei Pop di Harry Potter, e ho deciso di acquistare il Pop di Ginny Weasley. Perché l'ho preso? Perché secondo me questo qui della nuova wave della Camera dei Segreti è molto molto più carina, perché tiene in mano il diario di Tom Riddle con la piuma, ha anche le lentiggini sul naso. Secondo me è una Ginny un po' più veritiera, molto più simile a quella dei film, mentre la prima Ginny diciamo che lascia un po' il tempo che trova. Quindi ho deciso di effettuare questo upgrade e ne sono veramente molto molto contento, ma su MP trovate già anche tantissimi altri Funko Pop e quindi vi consiglio di non perderlo d'occhio, perché stanno arrivando anche quelli di Animali Fantastici. Quindi ragazzi, occhi aperti. Ma adesso passiamo anche ad un altro pacco, ma prima voglio spoilerarvi una cosa: questa settimana arriverà un altro video sempre a tema Harry Potter dove parleremo solo di Funko Pop, perché ne stanno arrivando ben 32 diversi tra esclusive, Comic Con e tant'altro. Quindi ragazzi, tenete d'occhio il canale perché questa settimana approfondiremo molto il tema Funko Pop. Ma continuiamo adesso col pacco, prendiamo questo qui che sembra aperto ma in realtà non lo è, perché fortunatamente EMP utilizza uno scotch che all'interno ha dei filamenti e quindi è rimasto chiuso nonostante il corriere abbia messo un po' di impegno per farlo arrivare aperto. Quindi per fortuna MP utilizza questo tipo di scotch. E apriamo questo pacco che contiene il mio primo Movie Moment. Per chi non lo sapesse, i Movie Moment sono dei Funko Pop più grandi, solitamente sono almeno 2 Funko Pop, che sono inseriti all'interno di un'ambientazione e si tratta di scene iconiche tratte da film e cartoni animati che hanno fatto la storia. In questo caso ho deciso di acquistare il mio primo Movie Moment perché era in super offerta su EMP, quindi ragazzi, in caso trovate il link sotto in info box, e si tratta del Movie Moment di un film che io ho visto poche volte nella mia vita. Non sono proprio un grandissimo fan, però era assolutamente da prendere, quindi non mi sono potuto esimere da questa spesa. E ragazzi, eccolo qui, tutto super imballato. Si tratta del Movie Moments del 25esimo anniversario di Nightmare Before Christmas. È davvero qualcosa di sbalorditivo, si chiama Under the Moonlight e ragazzi, adesso lo tiriamo fuori dalla scatola. Ed eccolo qui ragazzi, ditemi voi se questo non è uno dei momenti più iconici dell'animazione. È bellissimo, mi piace un sacco come è stato ricreato questo ghirigoro che viene fatta da questa piccola collinetta, mi piace tantissimo che abbiano inserito le impronte, le orme di Jack e Sally qui sulla neve, questa neve un po' grigetta, e poi ragazzi guardate quanto è bello, ci sono anche i cristalli di ghiaccio trasparenti qui nelle estremità e abbiamo anche le lapidi, le zucche, e entrambi i Pop hanno naturalmente la testa snodabile come quelli regolari, quelli classici.
Questo qui, utilizzando, se non sbaglio, proprio il codice sconto FRI7, credo di averlo pagato intorno ai 25 euro, 26 euro, non ricordo esattamente quanto al centesimo, ma ragazzi, ne vale davvero la pena e dovrebbe essere ancora disponibile su EMP. Io, come vi dicevo, non ho mai preso nessun Movie Moments perché sono già usciti quelli di Deadpool, quelli di Star Wars, prima o poi ne usciranno anche di Harry Potter, si vocifera già che arriverà un Movie Moments di Fiero Becco e Harry e sarebbe davvero una figata, probabilmente la scena dell'inchino, e tutti stiamo aspettando il pop di Fiero Becco da tanto tempo, quindi quello potrebbe essere uno dei primi movie moments di Harry Potter, ma ragazzi assolutamente ve lo straconsiglio e poi io penso che lo utilizzerò anche come decorazione natalizia e lo metterò esposto qui in casa mia proprio per Natale. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questi movie moments e se già ne avete preso qualcuno fatemi sapere quale. Mettiamolo qui da parte sulla scrivania e apriamo quest'altra scatola che mi è stata sempre inviata da EMP e non ricordo assolutamente cosa c'è all'interno. Quindi diamoci dentro di bisturi senza fare danni possibilmente e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ed ecco qua, ci siamo ragazzi. Adesso che guardo il contenuto ho ricordato che queste cose non sono proprio tutte mie perché una è un regalo e si tratta proprio di questo qui. È un Funko Pop che ho acquistato per regalarlo, ma che tanto quando uscirà questo video l'avrò già consegnato. E si tratta di un Funko Pop di Gossip Girl ed è il Funko Pop di Serena. Oltre a Serena erano presenti anche altri personaggi che sono riportati anche sul retro della scatola, come quello di Nate, Blair, di Jenny e di Dean Humphrey. Un piccolo consiglio da parte mia, qualora foste interessati a questo tipo di Funko Pop, prendeteli adesso perché di solito Funko, quando tira fuori serie di serie TV non proprio famosissime o comunque un po' più di nicchia, tende a non ristampare Funko Pop. Ora, io non so quanto sia grande il fandom, diciamo così, di Gossip Girl, la fanbase di Gossip Girl, però secondo me questi qui, una volta terminati, non verranno più ristampati, quindi qualora li voleste, prendeteli adesso. E questo è un altro pop che ho preso. Poi ho preso anche un terzo Funko Pop e in questo caso un pop che tenevo d'occhio da tantissimo tempo ma che non avevo mai preso, non so per quale motivo, anche perché io ho un piccolo aneddoto legato a questa cantante. Si tratta del Funko Pop di Amy Winehouse, che tantissimi mi hanno consigliato di prendere perché è uno dei pop più belli e fatti meglio della serie dei cantanti della musica rock. E devo dire che è vero, è davvero molto molto bella, soprattutto la testa e la scultura dell'acconciatura. E il piccolo aneddoto è legato al Festival Bar del 2004, quando Festival Bar fu qui a Catania. E tra i vari ospiti c'era una nuova cantante, ancora quasi sconosciuta, che era proprio Amy Winehouse. Quindi ho avuto la fortuna di guardarla dal vivo, di sentirla cantare dal vivo. Ancora era davvero poco poco conosciuta. E poi sappiamo come è andata a finire la sua storia. Sono comunque molto contento di averlo finalmente recuperato e mi dispiace di essermi perso quello di Ed Sheeran, che era sempre su MP qualche settimana fa, se non sbaglio Martinao è riuscita a prenderlo. Mi sarebbe piaciuto averlo per affiancarlo a quello di Amy Winehouse, perlomeno avrei avuto due cantanti da mettere assieme, ma va bene così, magari lo ristamperanno. E ultima cosa arrivata da MP è questo portachiavi Funko e si tratta del portachiavi di Dumbo. Questo era in offerta, se non sbaglio costa circa 5 euro, dovrebbe ancora essere in offerta, quindi ragazzi mi raccomando nel caso prendetelo. E questo qui mi ha attirato molto perché sembra molto resistente, non avendo parti troppo piccole che possano staccarsi, perché purtroppo quello di Newt Scamander l'ho già distrutto, mi si è staccato un braccio, e quello lì del Mr. Miguard di Rick e Morty ha perso il corpo, che era molto sproporzionato rispetto alla testa, il corpo era davvero minuscolo, la testa enorme, e si è staccato.
purtroppo questi portachiavi non costano tanto, ma non durano neanche tantissimo, però sono molto molto belli, soprattutto per chi non li usa. In quel caso allora sono un ottimo investimento, e credo proprio che prenderò i portachiavi dei mini Snazzy, così da poterli mettere assieme ai Funko Pop. Magari andrò a rimuovere il perno superiore, perché quelli regular non mi piacciono, sono troppo grandi, sono grandi quanto Newt praticamente, quindi non mi fanno impazzire, e credo che opterò o per i portachiavi oppure per i Mystery Mini, dove sembrerebbe che ci saranno 5 o 6 tipi diversi di Snazzy da poter trovare, ma di questo ne parleremo più avanti. In ogni caso, questo Dumbo mi sembra un po' più resistente e magari lo metterò nelle chiavi o lo regalerò. E con questo, ragazzi, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto 10 minuti di compagnia. Mi raccomando, vi do appuntamento sempre questa settimana con il video speciale dedicato alle nuove uscite Funko di Animali Fantastici e dove trovarli, Crimini di Grindelwald e di Harry Potter, perché c'è davvero tantissima roba in forno, ci sono tantissime cose super interessanti in uscita, e per rimanere aggiornati sempre su tutto, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Bene, con questo è davvero tutto, io do un taglio alle ciance e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!